Ciao a tutti, ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Ormai ci troviamo al terzo video sull'ecosistema di Polkadot. Infatti, dopo il video delle top 5 parachain su Polkadot, che devo dire è piaciuto a moltissimi di voi. In questo video voglio andare a vedere tutte le ultime news che sono uscite negli ultimi tempi che riguardano e che potrebbero impattare l'ecosistema di Polkadot. Mi raccomando, rimani incollato allo schermo perché in molti vociferano che uno dei prossimi asset cripto che potrebbero entrare nella gara degli ETF Sport sulle borse americane potrebbe essere proprio dot e di conseguenza voglio andare a vedere insieme a voi questa situazione ovviamente oltre alle news prima però di entrare nel vivo di questo video ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso hai fatto perfetto possiamo cominciare io partirei immediatamente con le news più importanti che hanno impattato l'ecosistema di polkadot nelle ultime settimane c'è stata quella che in diversi diversi investitori chiamano una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i sistemi di pagamenti attraverso i vari i sistemi di messaggistica infatti attraverso telenova per chi non sapesse di cosa stiamo parlando è un polkadot wallet costruito appunto su telegram uno di questi sistemi di messaggistica e infatti attraverso quest'ultimo wallet è ora possibile inviare USDT in modo semplice e veloce attraverso una semplice chat telegram questa è sicuramente un'innovazione che valorizza l'ecosistema di polkadot per chi non lo sapesse un'ottima iniziativa attrattiva dell'ecosistema di polkadot viene sicuramente da polkadot hydration che da pochissime settimane è una vera e propria campagna, campagna che distribuirà durante il corso di un anno un milione di dot al liquidity pool sotto forma di incentivi di liquidità. Tra l'altro, questo permette ad alcune pool di ottenere appunto degli APR folli che possono arrivare fino al 260%, ovviamente rimodulati durante il corso del tempo. E a seconda appunto della domanda. Se sei un investitore di dot avrai sicuramente sentito di mandala chain. Se non lo sapessi, ti basta sapere che si tratta di una parachain, ovviamente sviluppata su Polkadot, che integra applicazioni decentralizzate, governative e interne. Industriali con il settore pubblico e retail. E fino a qui dirai, ok, Leonardo, niente di più che di una singola partnership. Non è proprio così, infatti, questa partnership permette di integrare con un potenziale di più di 10 milioni di nuovi wallet derivanti proprio dalla popolazione indonesiana, che sarebbero questi ultimi ipotetici utilizzatori. La cosa figa è che Mandala Chain è attualmente attivo in diversi settori del mondo reale, definiamolo appunto reale. Come ad esempio il settore bancario, con più di 90 partnership per convalidare transazioni su Chain. Ha inoltre partnership nel settore healthcare con più di 20 ospedali in tutto il paese dai quali si prevede che ci possa essere un'integrazione iniziale con più di 900.000 wallet non è finita qui perché possiamo trovare anche partnership nel settore della tokenizzazione dell'oro nel settore infrastrutturale e infine nel settore dell'autenticazione dei prodotti a marchio un altro aggiornamento interessante non riguarda in realtà Polkadot nello specifico bensì una parachain a lui collegato ovvero Acurast che da poco ha reso disponibile il suo servizio a tutti se non sapessi di cosa si tratta ti basta sapere che è una piattaforma piattaforma di cloud decentralizzato e ovviamente anche serverless che sfrutta hardware mobile come ad esempio telefoni vecchi al fine di fornire appunto potenza di calcolo. La piattaforma permette di utilizzare questi dispositivi come processors per eseguire ovviamente calcoli decentralizzati in modo sicuro, economico e accessibile. Acuras è progettata per supportare applicazioni sia web 2 che web 3 con un focus su trasparenza e automatizzazione della fatturazione il tutto senza intermediari. Detto questo so che molti di voi stavano aspettando questa parte parte in cui andiamo a parlare di un possibile dot etf. Infatti sono veramente in tanti che vociferano che nel prossimo futuro alcuni credono che il prossimo dopo il lancio dell'Ethereum etf ovviamente sto parlando di etf spot sul le principali borse americane possa essere proprio DOT, ovvero Polkadot. Ci sono diversi rumors al riguardo. Un appunto interessante, infatti, è quello di Alpha Investor, che infatti fa notare che la Web3 Foundation ha lavorato per diversi anni insieme alla SEC per il fine ultimo di andare a cercare di istituire delle linee guida per la corretta registrazione delle security. Mi trovo molto in accordo, però effettivamente, come viene espresso in questa analisi, prima abbiamo bisogno di una capitalizzazione di mercato più ampia, vicino almeno ai 100 miliardi di dollari. Questo per DOT in modo da essere più appetibile per le istituzioni andare diciamo ad investirci attraverso un bel ETF spot. Tra l'altro, ragazzi, sempre parlando di un ipotetico DOT ETF, c'è una news molto molto interessante che vede come protagonista in questo caso, sia DOT ma attraverso Coinbase. Infatti, Coinbase ha chiesto presso la CFTC americana di lanciare il trading su futures regolamentati sulle borse americane per 5 altcoin. Infatti. Avax, Link, Dot, Sottolineiamo Dot, XLM e SHIB, a partire dal 15 luglio, qualora fosse approvato appunto il lancio di questi trading futures, potremmo vederli sbarcare sulle borse americane. Infatti, il 28 giugno Coinbase se ne è uscito con questa presentazione fornita alla Seaftysis per accettare questi tipologie di contratti. In molti analisti vedono questa manovra come una prima fase primordiale prima degli ETF futures, che in questo caso potrebbero, se seguiamo la scaletta che è successa già. Su Bitcoin, su Ethereum, eccetera, eccetera, prima vedere questi contratti futures sulle borse americane, poi un ETF futures che va a replicare l'andamento in questo caso di DOT e questi ultimi. Inoltre, ragazzi, l'ultimo step è uno spot DOT. ETF è anche vero che oggettivamente parlando dobbiamo prima vedere il definitivo lancio dell'ETF spot su Ethereum, prima ovviamente di una possibile domanda da parte degli enti emittenti, come per esempio BlackRock, Bitwise, eccetera, eccetera. In molti si chiedono per quale motivo potrebbe essere importante un ETF spot. Su una delle altconi, come per esempio DOT. Beh, in realtà è molto semplice perché, proprio come stiamo vedendo su Bitcoin, è il modo più semplice e meno oneroso per gli investitori retail, ma soprattutto per aziende e investitori istituzionali per avere un'esposizione in un determinato asset. Moltissimi enti, come per esempio gli investitori istituzionali, sono frenati dalle normative fiscali e pratiche poco chiare nella detenzione diretta eh, di criptovalute. Oppure frenati dalla self-custodial. È per questo che un ETF Spot potrebbe aprire un nuovo bacino di investitori e Enorme e di conseguenza, all'aumentare della domanda in poco tempo, sapete bene come potrebbe impattare il prezzo. Ma adesso so che molti di voi stanno aspettando l'analisi grafica di DOT, infatti, direi di non perdere troppo tempo e di cominciare. Perfetto, ragazzi, eccoci qui con la visuale a grafico. Innanzitutto, prima di andare ad analizzare DOT contro il dollaro americano nel pratico, voglio andare a dare un contesto. A questa analisi, infatti, voglio partire con la crypto total market cap escluso Bitcoin e Ethereum, praticamente ci sta a rappresentare il mercato delle altcoin in generale, dove Dot, ovviamente, ne fa parte, soprattutto è una delle più grandi altcoin a livello di capitalizzazione, anche a livello di importanza sia storica che a livello, comunque sia di innovazione e di conseguenza voglio andare a vedere come si sta comportando. Allora, sono già un paio di settimane che abbiamo rotto questo livello di supporto che possiamo quantificare sul weekly, perché qui stiamo parlando appunto di candele settimanali Infatti abbiamo rotto questo supporto verso il ribasso dei 637 miliardi di dollari, ok? Soprattutto la candela di settimana scorsa è stata una candela molto accentuata verso ribasso. Infatti vediamo come abbiamo perso di capitalizzazione, compreso soltanto le chiusure, circa un 8%. Per non parlare ovviamente anche di una perdita momentanea dell'11% scarso, ok? Attualmente quel che voglio rivedere per una ripresa delle altcoin è un ritornare al di sopra dei 650 miliardi di dollari, ok? Praticamente dal momento in cui sto registrando vorrebbe sul mercato delle altcoin circa un 8%, ok? Perché questo? Perché tendenzialmente adesso purtroppo sul weekly, nel breve termine, abbiamo un costrutto rivassista. Infatti abbiamo un massimo eh, precedente che è più alto rispetto all'ultimo massimo che possiamo configurare con questo grafico e questo ci dimostra una debolezza abbastanza importante e di conseguenza fino a quando non andiamo a rompere di nuovamente questa struttura e un primo accenno di ripresa potrebbe essere riprendere i 653 miliardi di dollari che è un supporto importantissimo che abbiamo tenuto praticamente per più di un mese e mezzo purtroppo sulle altcoin non possiamo in linea generale sperare chissà cosa ok passando invece su dot andando a contestualizzare prima il weekly per poi andare su time frame inferiori purtroppo sul weekly non è messo benissimo non è messo benissimo perché abbiamo questa specie di costrutto che molti possono quantificare come un testa a spalle in questo caso ribassista perché ribassista perché ovviamente dopo questa rottura della trend line che abbiamo già contestualizzato nei discorsi video però comunque sia abbiamo avuto questo impulso verso rialzo però dopo un massimo centrale che è stato più alto rispetto a quello precedente ma dopo una perdita di potenza ormai nelle ultime settimane purtroppo abbiamo visto come abbiamo presentato debolezza sulla chart proprio di DOT Debolezza che è evidente anche dal fatto che abbiamo rotto questo supporto. Che potrebbe essere quantificato appunto come la neckline. Okay? L'abbiamo rotto verso ribasso. Per adesso lo stiamo addirittura ritestando. Se vogliamo andare a scongiurare una continuazione verso ribasso, che continuazione a ribasso potrebbe arrivare addirittura verso i 3,5. Ora, comunque, stiamo parlando di un lasso temporale molto ampio, dato che questo è un weekly. Comunque, sia voglio andare a vedere, recuperare almeno la soglia degli 8,13. Quindi, diciamo che le prossime settimane ci potrebbero far capire nel pratico come potrebbe evolversi. La situazione su dot, ok? Quindi in linea generale, un po' come tutte le altcoin, sta un po' faticando. Nonostante che abbiamo recuperato diverso terreno da ottobre del 2023, abbiamo toccato addirittura una performance momentanea da quel livello lì di circa il 230%, quindi molto interessante. Il fatto è che, ripeto, dobbiamo andare a risuperare entro le prossime settimane: 3-4 settimane, gli 8,25 per andare ad negare questa situazione infatti in quel caso questo dump che abbiamo assistito nelle ultime settimane potrebbe essere soltanto una presa di liquidità per poi ripartire verso l'alto ok tuttavia se dimostriamo debolezza potremmo continuare verso il ribasso il primo punto d'appoggio potrebbe essere i 4.77 ma quello più importante a livello grafico è quello dei 3,68 dollari perfetto ragazzi queste erano le ultime news per quanto riguarda polkadot e tutto il suo ecosistema che lo circonda fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se non l'avessi ancora fatto di chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso. Per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!